Va bene ragazzi, allora siamo a Skycrazed e sì, ci tocca ora la reliquia più di merda, ma più di merda del solito. Allora, io questa reliquia, Madonna, guardate, ho fatto proprio gli scleri per doverla prendere, è davvero quasi impossibile una reliquia in questo livello, ma anche di zaffiro che sia. Dunque, allora un po' so un percorso, allora non andate dall'altra parte perché la strada è più lunga e quelle casse col tempo non aiutano per niente, invece dobbiamo guidare per la principale, che non avendo cassa del tempo è comunque più corto e salva qualche secondo. Dunque, due, sì, le casse con l'uno. Cosa vuoi che servono le casse con l'uno in sto livello di merda? Allora, adesso qui c'è un passaggio abbastanza complicato da fare. Dobbiamo andare qua, girare al momento giusto, va bene. 3, 2, così fermiamo il tempo per 5 secondi. Poi qua, sì, vabbè, guardate, cazzo, ste bombe che ho, sempre in mezzo ai piedi. Calma, cioè, con calma no, se no addio oro. E addio possibilità di finire sto progetto. Ecco, l'acqua di solito lo perdevo qui nella prova a tempo, subito, immediatamente. Come ho fatto a fare 46 secondi in sto livello? Non è neanche un tempo da platino, io di solito... Vabbè. Due Akuaku, teniamocele fino alla fine del livello, che così se nel salto finale non prendete l'interruttore nitro che blocca il passaggio all'uscita, potete pur sempre sacrificare un Akuaku per passare comunque e finire in tempo. Dai, cazzo, ho evitato la bomba, ora qui ce ne sono tre. Dai, dai. Ah, qui ce ne sono un bel mucchione e vaffanculo però, Mi daranno altri Akuaku nel dubito? No, 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 no! Stupida puttana di una bomba, come al solito sempre di mezzo. Oh, qui ce ne sono tante. Sì, ecco, io avevo già finito il livello a quest'ora. Ma come ho fatto? Ma come ho fatto? Sperando magari che il bug di Kogo che non muore quando schianti con la nitro potrebbe aiutarmi. Oh, una cassa con l'acquacu grande. Meno male. Così ora se sbaglio il salto finale posso comunque sacrificarne una per vincere comunque una reliquia. Sì, però. Sì, ah no, l'ho preso l'interruttore, l'ho preso! Forse una reliquia, quello penso di zaffiro sarà nostra. Sacrifichiamoci pure 55 secondi e merdosa zaffiro, ma che cazzo vuole per la oro allora? Madonna, è come se non avessi vinto niente quindi. Schifo, schifo, schifo. Madonna. Scusate ragazzi, ma che schifo veramente. Quanto vuole per la oro sto bastardo? Sì, 50 secondi, ho 5 secondi di meno e potevo farcela. Dio santissimo. Allora, andiamo prima con la reliquia di Ring of Power, che è più facile. Io con la motoretta proprio non ci riesco. Dunque, Ring of Power, se uno è particolarmente skillato, riuscirà a prendere sia la reliquia che la gemma insieme. Io ce l'ho fatta, ma qui nell'esperienza non vale. Allora, no, ricominciare. Bisogna passare attraverso tutti gli anelli, se no non si vince. Qui c'è l'individuale del tornado mortale, ma da qui non capivo cosa volesse dire il tornado mortale, ma come si può usare il tornado mortale? Sì. Allora, non girate sempre intorno ai cosi, ecco, perché sennò l'aereo avrà una manovrabilità proprio di merda, del cazzo, e non sarà proprio possibile vincere il livello. Quindi magari ogni tanto, diciamo, ogni tanto. Ecco, qui ad esempio non la usiamo. Ah no, ci sono due gemme, è vero? Due gemme, sì, una che si arriva primi e una per tutte le casse. Sì, la gara sugli aerei. L'ultimo livello accessibile da una Warp-Rom di Crash è questo, una gara sugli aerei. Wow, cioè, hanno proprio pensato a tutto la Naughty Dog per rompere i coglioni al giocatore fino alla fine, eh. Ma qui non usiamo, non girovaghiamo. Qui ora facciamolo perché sennò diventa davvero duro. Ah, comunque il tema di Ring of Power è stato utilizzato nel gioco per Game Boy Crash 2 M-Trance, dove per la battaglia del finto Crash. Mi è piaciuta particolarmente quella boss battle perché sebbene duri poco, sei comunque costretto a usare l'ingegno per sbarazzarti di lui, dato che ti
se tu lo attacchi ti attacca anche lui e tu muori. Vai, 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 perfetto. Vediamo cosa ho vinto. Ah, la gemma per essere arrivato primo. Buono, e... un altro zaffiro di merda! Ma è una persecuzione! Cosa sono tutte queste zaffiro? A Regola non gli va bene che abbia vinto troppe platino nei primi episodi, capito? Che pezzo di merda, proprio. Sì, siamo a 5 minuti. Buonanotte. Buonanotte, stelle qui di zaffiro. Com'è che ne sto vincendo troppe di zaffiro? Mamma mia, ora ho 3 zaffiro da correggere. Che schifo. Che schifo proprio, eh. 1 minuto e 3. Mamma mia, per un secondo, cazzo! Allora andiamo a area 51? Area 51. Allora, gli UFO devo dire che sono avversari molto più imbecilli da sorpassare rispetto alle normali macchine, perché guidano o in una corsia o in un'altra, non si mettono mai proprio di fronte e di proposito a te. E quando arriva una macchina delle polizie, perché le macchine delle polizie viaggiano proprio come arti di macchine vere e proprie, non fanno semplicemente avanti e indietro, si alzano, quindi è facile capire quando sta per arrivarti una macchina della la polizia addosso. Allora, qui ho mancato già solo tempo, via, zaffiro assicurata o niente proprio. Però no, la oro l'ho vinta subito al primo tentativo, mi sembra. Non è stato poi particolarmente ostico. Sì, però la gara di motoretta al buio, quanto si può essere bastardi, Naughty Dog, eh? Ah. Qui ci sono due auto della polizia, ma non è un problema, avevo già capito grazie all'UFO che si alzava. Però meglio smettere un attimino. Però casse col tempo. È vero, qui la reliquia non è proprio facile perché vaffanculo, oltre che alle auto della polizia c'è un pezzettone, questo mi pare, in cui mancano proprio le casse in generale. Non ci sono casse. Vabbè, anche però Crash è sempre a mancare di proposito, mi raccomando, eh. Ogni volta deve essere sempre così, a mancare le casse di proposito. Mamma mia. Sì, vabbè, ha cambiato corsia, però guidano solo o in una o in un'altra, non ci si mettono mai davanti di proposito. Ah no, non ci si fa, via. Non vinciamo niente. Non vinciamo proprio niente. Sì, è già sorpassato il tempo per la zaffiro. Certo che però chiedono sempre dei tempi da assurdi, per le reliquie, per livellare la motocicletta. Diamine, non puoi sbagliare neanche una volta. Questa pista è veramente un po' lunghettina, non me la ricordavo così lunga. Cos'è? Si allunga mentre fai le prove a tempo, per caso? Queste curve strette, la madonna, però, dai, Sì, ma dai, era lontano d'un miglio, però, perché mi fai comunque schiantare? Proprio, guarda, questa è crudeltà gratuita, veramente, è crudeltà gratuita. Ah vabbè, quindi qui siamo alla fine, sì, quando il tempo ora si ferma con queste altre cassette che siamo alla fine. Vabbè, non abbiamo vinto niente, ma... niente proprio, bastardo. Va bene ragazzi, io direi che... per questo episodio è tutto, la reliquia la vinco off camera, perché io mi sono proprio stancato, non avete visto il percorso, mi sono proprio stancato di dover tentare, per poi continuare a non ottenere niente. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!